Buongiorno a tutti, outfit del giorno. È una giornata un po', dunque, mercoledì mattino, 1° luglio, è una giornata un po' particolare perché io oggi andrò a Torino a fare un esame che aspetto da mesi perché il lockdown, come sapete, ha rallentato tutte le cose meno urgenti e quindi mi trovo ad andare ora. Avrei potuto farla già almeno aprile, massimo maggio, ma mi trovo oggi e spero che vada tutto bene. Comunque, non voglio adesso annoiarvi sui miei problemi di salute. Vi faccio vedere l'outfit che ho adottato questo giorno. Ho dormito fino, mi vedete così distesa, perché ho dormito fino alle 9:30, perché devo stare a digiuno anche senza acqua fino alle 3, quindi sto già sclerando, perché io sono... Tra l'altro non bevo molto, però l'idea di non poter bere quel goccio d'acqua mi fa impazzire e ogni tanto mi bagno tipo la bocca, faccio degli risciacqui in bagno perché mi dà quel senso di benessere, cioè mi distoglie un po' la mente da questa cosa. La fame no, perché ho potuto mangiare un goccio di tè e... due fette biscottate prima delle 8, quindi mi sono alzata un attimo, ho mangiato questo, poi mi sono rimessa praticamente a letto. E quindi ecco perché vedete questa faccia distesa, perché comunque dormire un paio d'ore in più è tanta roba. Allora, outfit del giorno è semplicissimo, perché ovviamente andando in un ospedale non mi va di mettere cose estrose, ma mi va di essere pulita, tranquilla, ordinata, con quel tocco sempre un po' che mi contraddistingue. Tra l'altro volevo mettere una collana, ma ho cambiato idea perché more less is more, come diceva Chanel, e quindi tengo solo la mia, questa qua di acciaio semplice. Tra l'altro non so neanche se mi faranno togliere cose, perché una volta per certi tipi di esami ti facevano anche togliere il trucco, gli anelli, perché comunque c'è un anestesista e quindi non lo so, ho chiesto alla signora con cui ho prenotato, mi ha detto che non c'era bisogno. Ho portato anche dietro la lima nel caso in cui c'è da togliere il gel, pensate un po', tanto andiamo lì prima. E quindi vabbè. E dunque, la maglietta è una maglietta che ho preso in una catena che c'è qua dalle mie parti, che è tedesca e ha della roba mista, soprattutto di casa, molto carina. Non mi ricordo più come si chiama, mi sembra NKD, qualcosa del genere. Ho fatto un video di acquisti. E di abbigliamento ha proprio poche cose, perché la maggior parte sono un po' così, un po' troppo, neanche cheap, ma un po' non di gusto, ecco. Invece questa maglietta l'ho trovata carina, è semplicissima, mi ha colpito perché era appunto tipo traforato, ma essendo in, questa è tra l'altro, è in poliestere. Oggi non fa caldissimo, ma fa caldo, però questa qua stasera la laverò, non c'è bisogno di stirarla e è un poliestere abbastanza secco, quindi un pochino di respiro me lo dà, però se facesse più caldo non la metterei più. Però mi piaceva talmente tanto, l'ho pagata pochissimo, credo 6 euro, una roba del genere. C'erano tutte le taglie, anche grandi, infatti io devo aver preso una 50. E quindi metto questa. I pantaloni, metto dei pantaloni lunghi di cotone gialli. Ecco qui. I pantaloni sono, come vi ho detto, di cotone gialli della OVS dell'anno scorso. Pensate che li avevo presi perché l'anno scorso non riuscivo a trovare pantaloni corti, ho detto li prendo, li taglio, li faccio corti per il lavoro. Poi mi piacevano così tanto e mi spiaceva tagliarli che li tengo per uscire per il weekend, perché sono tra l'altro molto leggeri, mi piaceva il colore, quindi abbinato al bianco mi piace molto questo giallo. Come scarpe metto i sandali, quelli che mi ha regalato mia mamma, di cuoio e pelle, ve li faccio rivedere. Scusate, da qua sono quelli semplicissimi soliti che ho comprato, ma non lo so perché qua il tempo minaccia pioggia, quindi a Torino ho guardato da comunque da sereno, però magari mi porto le scarpe dietro perché
metterei queste qua da ginnastica, perché magari, anzi, sicuro, dobbiamo mettere la macchina magari a un po' di metri, perché i parcheggi saranno magari pieni, e quindi mi porto le scarpe di ricambio di sicuro, perché se poi piove, io camminare con i sandali proprio è una cosa che detesto. Poi i capelli li legherò, solo che li ho lavati ieri sera, li avevo un po' carini, li ho tenuti sciolti per il video, ma li leggo assolutamente perché non sopporto questo caldo. Come borsa ho deciso di tirare fuori questa, visto che ce l'ho, disincastrato, visto che ce l'ho gialla, che ho comprato quest'autunno, e non è lo stesso giallo, però ma in realtà potrebbe esserlo. Quindi indosserò questa bella borsina, tanto poi ho tutta la il borsone con tutte le mie analisi e salviette struccanti nel caso in cui mi fanno struccare, lima e acqua per quando ho finito l'esame. Allora, poi andiamo avanti e come accessori mi sono truccata proprio leggerissimamente con la mia solita paletta e ho usato questa volta sempre il dorato nella palpebra mobile, ma poi ho usato questo grigio topo qua nella piega, ma sono stata leggera perché ho detto magari poi mi fanno struccare mascara, blush, eccetera, cipria, perché adesso ne avrò bisogno di nuovo. Tra l'altro è arrivato Luca e sta facendo la doccia, se sentite qualche rumore perché lui stamattina giustamente ha lavorato. E poi ho messo questo fantastico, guardate com'è, cioè questo fa capire di come io ho usato questa matita labbra dell'Astra, è la numero 24. Purtroppo qua in camera non rende, ma è un rosa antico sullo scuro, bellissimo. È una matita che colora benissimo e va via man mano, quindi non è che vi trovate i pezzi sulle labbra, ma si sfuma, va via sfumandosi, è ottima, costa pochissimo, costa forse al massimo 3 euro, infatti ne voglio comprare un'altra, la 24, se andate provate questo colore che sta bene a tutti, more, bionde, rosse, eccetera. Poi come profumo, importantissimo, io allo stato attuale ho due profumi che uso per quando vado in ospedale a trovare qualcuno, a fare tutte le mie visite. Sono particolarmente sensibile su questo argomento perché, essendo io stata, ahimè, diverse volte ricoverata, spesso in ospedale, per visite, esami e magari non con questa condizione di salute fantastica, chi più di me, si rende conto che un profumo forte, invadente, quando uno non sta bene, si trova o ricoverato o comunque in ospedale perché non sta bene per fare degli esami, quanto sia fastidioso un profumo invadente. E io, per cui, da quando frequento appunto queste strutture, uso due profumi, una da una vita che è il Powder Flower di Montale, quello lo uso proprio per quando faccio analisi del sangue, esami vari, quando vado dal medico, quando vado dagli specialisti, quando addirittura ne ho messo un micro goccio nelle varie operazioni che ho fatto, perché comunque andare nuda in sala operatoria, struccata va bene, però un profumo, ma mettevo proprio una cosa infinitesimale perché mi dava proprio conforto e forza in quei momenti lì. E l'altro è che ho da un annetto più o meno, no, nemmeno un annetto perché l'ho comprato forse settembre e lo sto amando perché proprio è un profumo che va sempre bene in ogni contesto ed è buonissimo, straordinario. Pur essendo discreto, la gente mi dice sempre, io spesso quando arrivo in ospedale mi siedo, sapete, nelle sedie di attesa, oppure così in quei posti lì o in qualche ufficio, anche quando vado a sbrigare faccende burocratiche, no? In generale c'è sempre, sempre qualcuno. L'ultima volta una signora che mi ha proprio detto ha un buonissimo profumo e adeguato al contesto. Ho detto questa è una dei gruppi di Facebook, perché non tutti, insomma, hanno questa sensibilità in ospedale. Io vedo gente che va con Opium, sento gente che ci lavora, che mette tipo i Dior, quindi capita anche quello.
Poi vabbè, io ho... Adesso mi è venuta in mente Valeria, Valeria Ciao, che è una mia amica qua dei gruppi di YouTube, che lei fa la radiologa e mette certe bombazze, però le mette soprattutto di notte, mi sembra di capire. E quindi non vale per Valeria questo discorso. Comunque, io mi trovo perfettamente a mio agio con il talco e panna di Mind. Guardate già che livello è una cosa strepitosa perché è soave, è delicato, però è persistente, dura ore, ore e ore. È fantastico, è proprio una carezza confortevole che ti accompagna con discrezione in qualsiasi, anche per dire in ufficio ogni tanto lo metto, però questo è proprio ideale per questa giornata odierna. Bene, io sono arrivata alla fine perché devo andare a cucinare. Compagno e stare a guardare sarà l'altro senza bere. Vi mando un enorme bacione, ci sentiamo più tardi perché quando torno vorrei farvi un altro video. Un bacione, ciao! Magari compro anche qualcosa a Torino se sto in piedi quando esco. Ciao!